Luigi Abate, Viva l'Italia Channel, canale 879 Sky. Allora, signor Ministro, vedo che il cuore, il vero problema dei problemi, quello della promessa annunciata chiusura dell'Ilva, oramai viene dribblato, viene bypassato. Lei aveva promesso, si era impegnato alla riduzione del 20% delle sostanze inquinanti, viceversa, dati ARPA alla mano, c'è un incremento di queste sostanze inquinanti. Ora lei parla di abolizione dell'immunità penale e parla di agosto, guarda caso, dopo le europee. Alla luce delle dichiarazioni di Salvini non sappiamo cosa potrà accadere, ma questo è secondario. Voglio sottolineare i dati terrificanti che riguardano i bambini di Taranto. C'è un incremento pauroso a livello di inquinamento e consideriamo anche la situazione strutturale all'interno della fabbrica che sta letteralmente crollando a pezzi. Signor Ministro, voi siete venuti a Taranto per prendere i voti prima della campagna elettorale e state venendo ora ancora una volta ad ingannare il popolo tarantino. Voglio prima di tutto rassicurarla su una cosa. Io non ho detto che aboliremo ad agosto l'immunità penale. È legge dello Stato da ieri sera ed entra in Gazzetta Ufficiale tra poche ore e dispiega gli effetti da agosto. Questo semplicemente perché al 6 settembre esattamente... Fino ad agosto si continua a morire. Sì, sì, fino ad agosto si continuerà a morire purtroppo. Posso, sì, prego, ci mancherebbe, per carità. No, 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 è bello il dialogo. Vabbè, prego, prego, faccio... No, 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 no. Il tema è molto semplice. Noi arriviamo ad abolire l'immunità esattamente un mese... da un anno da quando abbiamo sottoscritto il contratto con Mittal. Questo significa che abbiamo chiuso l'accordo con l'addendum, arriviamo a quella data e l'immunità non esiste più. Doveva esistere per altri 4 anni e mezzo. Adesso, da agosto, è l'ultimo mese in cui ci sarà questa immunità. Io credo che sia un grande passo in avanti. Lei dice ma si continuerà, si morirà fino ad agosto. Io dico purtroppo che il tema delle morti non dipende dall'immunità soltanto. L'immunità ci permetterà di far pagare gli sbagli. L'incremento della diossina, signor Ministro, l'incremento della diossina, delle emissioni di diossina. No, no, mi risponda sulla diossina. Lei sta dribblando meglio di Messi. C'è un incremento della diossina. Si sono raggiunti i dati del 2012. La valutazione di impatto sanitario serve proprio a questo. Il tema sulle emissioni, che io ho dichiarato e di cui sono profondamente convinto, fa parte del cronoprogramma di modifiche sia con i filtri, sia con le coperture, sia con le nuove tecnologie che si installeranno ad Ilva nei prossimi 3 anni, come da cronoprogramma dell'addendum sottoscritto. Io capisco benissimo e i tarantini hanno tutto il diritto di dire fate subito, fate in fretta. Quello che abbiamo ottenuto da un contratto già firmato da Calenda, che noi abbiamo modificato, è che si accorciassero i tempi di adeguamento con le tecnologie, filtri ed altro, per riuscire ad abbattere le emissioni. Questo è uno stabilimento, mostro, il più grande d'Europa, che ogni volta che richiede un intervento ha bisogno di mesi e di anni. Quello che stiamo facendo, lo stiamo facendo il prima possibile e ce ne assumiamo tutte le responsabilità.